tornati tra i banchi di scuola con i primi due esemplari e suonavamo punk rock all'inizio, no? Abbiamo fatto una lunga evoluzione, diciamo, a livello di genere, a livello di musica. Perciò abbiamo deciso di cambiare genere a un certo punto, dopo più o meno un anno di attività, e abbiamo preso prima Emilio, poi Antonello e poi Pasquale, che hanno appunto aggiunto alla line-up quel tocco rilevare. Quindi si è partiti dalla formazione tipicamente punk, chitarra, basso, batteria, e poi si è approdati allo ska. Un passaggio naturale dovuto all'evoluzione dei gusti. È un passaggio che è stato un po' risultato di un misto di culture musicali che sono totalmente diverse. Abbiamo tra di loro abbiamo gente che viene dal conservatorio e quindi sono bestie tecniche, e altre persone che invece hanno fatto pratica col jazz e quindi bestie basse. Notoriamente lo ska e il reggae sono dei generi che hanno anche delle implicazioni sociali, quindi non soltanto musica e divertimento, ma anche molta molta riflessione. Certo, noi partiamo scrivendo i nostri testi, come penso una buona parte dei gruppi, da fatti di vita vissuta. Comunque la nostra ispirazione viene da ciò che abbiamo intorno, dalla nostra situazione, dal nostro contesto sociale e da tutto ciò che è marasma, insomma. Tanto che a un certo punto è arrivato anche un testo che si intitola Sono Lucano. Esatto, diciamo che è una descrizione fatta con un occhio un po' critico, un po' personale della nostra terra. È qualcosa di forse tagliente, forse per qualcuno può sembrare provocatoria, però diciamo che è la nostra visione personale. Qual è questa visione? Niente, noi crediamo che la Lucania sia una terra che merita qualcosa di più di essere famosa per l'amaro lucano, quindi diciamo che a livello proprio di terra, non di persone che la abitano, ma proprio di terra come territorio, ha qualcosa, una cultura, una storia che non hanno altri posti anche della realtà nazionale, quindi magari andrebbe valorizzata un po' di più per ciò che c'è dentro. Diciamo che Sono Lucano parla un po' dello stereotipo che la gente appioppa alla nostra regione, magari anche ingiustamente, dato che c'è una realtà molto poliedrica comunque anche all'interno della Lucania stessa. Intanto arrivano le prime esperienze importanti, una di queste al Piper Club di Roma qualche settimana fa. Raccontaci anche di questa esperienza. Allora, noi siamo andati a Roma così come se fosse un qualcosa di irreale. Abbiamo preso parte al concerto, comunque vedeva 1300 gruppi all'inizio. Sono state fatte quattro selezioni importanti che hanno visto alcuni gruppi tagliati via. E siamo arrivati alla fine al Piper, dove il livello era mostruosamente alto rispetto a tutte le situazioni a cui siamo abituati. Noi ci siamo sentiti un po' piccoli rispetto alla realtà circostante, che invece era diciamo un livello professionale, no? Noi non ci riteniamo assolutamente professionisti, perciò abbiamo visto un pochettino che la situazione era un po' grande per noi, però ciò nonostante penso che la disinvoltura sia stata la caratteristica principale della nostra esibizione. Con la nostra solita carica adrenalinica, come possiamo dire, la nostra allegria, che è quella che abbiamo noi proprio come persone. Un'energia travolgente che adesso confluirà anche in un CD. Sì, allora, noi abbiamo già prodotto in realtà una demo che si chiama Cicuta Ska e ha 9 brani al suo interno, di cui 7 sono nostre creazioni di questi 3 duri anni di lavoro. E adesso abbiamo in programma un singolo promosso in collaborazione con la Proloco di Tolve, che abbiamo vinto, diciamo, la coincisione è stata vinta un concorso, il Tolve Live Music Festival. E niente, quindi pensiamo di metterci qualcosa di più recente, in quanto recentemente abbiamo iniziato con un processo di riarrangiamento di brani anni 60 per riportare ciò che è l'origine e le radici della nostra cultura musicale, la cultura musicale italiana. Pensiamo di rifare parecchi pezzi in chiave ska, in chiave reggae, in chiave personale, insomma. E quindi pensavamo di fare un CD a tema.